Sowing Microspawn, ma ci avete un po' pensato che questo mazzo che stiamo portando, questo Temur Eldrazi Ramp, è un po' uno spaccaterre? Cioè, ci rendiamo conto? 3, allora, 4 mana per una 3-3 che entra e mette terra stappata, terra qualunque, stappata. Già forte, e che se la chicherate uno void, quindi uno in colore per davvero, uno un mana in colore specifico e un mana in colore, le esilia anche una terra all'avversario. Tra questo e Worldbreaker, voi potete veramente far funzionare questo mazzo con uno spaccatore e non far giocare il vostro avversario. Sarà uno dei nostri piani per questa partita numero 4, partita numero 5. Andiamo a giocare su MTGO con il mazzo creato da Marco Camilluzzi, che purtroppo non sono riuscito a coinvolgere per farlo venire qua. Magari lo coinvolgerò poi in un altro video per far parlare del Metamodern, perché no? Qualcosa del genere. Like sulla fiducia. Prima di cominciare a vedere il video, iscrivetevi al canale se non vi siete già iscritti, attivate la campanella, fate tutte queste cose insieme con un solo click per avere dall'algoritmo di Google un premio incredibile, e cioè, non lo so, un abbonamento OnlyFans di qualcuna che vi interessa. Ok, andiamo. Oh, caspita, cioè, veramente importante. Chissà se avendo detto questa parola io avrò il video completamente... non passerà all'interno dei suggeriti o roba del genere. Sono on the play, ho doppio anello, ho doppia utopia, direi che me la accollo questa mano, me la accollo volentieri, sì, me la accollo volentieri. Secondo me è proprio questa carta che ha reso questo mazzo così forte e possiamo tranquillamente dire dominante nel meta modern online, e quindi direi che è una mano che posso tenere molto molto volentieri. Dall'altra parte c'è una Gemstone Cavern che quindi non fa altro che fondamentalmente, come si dice, accorciare il vantaggio che io stavo per cominciare a fare con... Oh, lì. Tra l'altro si è levato un Holy's Dust che magari gli servirà per questi Utopia Sprawl. Andiamo a scegliere rosso qua, dobbiamo capire poi se mettere tutto su uno, non lo so. Lui quindi può fare anello prima di me praticamente. Oh, ma levano entrambe, lei è una buona carta di Magic, eh? Allora. Qui sempre basica prendo? Sì. E... quindi scusate, prima faccio così. Per ottimizzare tutto al massimo. Sempre rosso. No, io sì, devo mettere verde, avrei dovuto mettere verde, vabbè. E devo prendere terra, non ho terra, direi che anziché Emrakul prendiamo terra con questo Malevolent Rumble. E sì, io comunque qua avrei voluto, appunto, avrei dovuto chiamare verde, perché così se pescavo un altro Malevolent Rumble potevo farlo. Io quel conto mi ero fatto e alla fine non ci sono riuscito. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non possiamo fare Worldbreaker sul suo anello in caso dovesse arrivare l'anello. Se arriva Donno Sir, cosa che mi auspico onestamente, arriva Sowing Microspan, la carta di cui abbiamo appena parlato. Quindi lui arriva a rampare molto veloce. Noi poi le terre gliele leveremo, giuro. E, però intanto facciamo anello e vediamo che cosa succede. Sì, dacci una carta. Beh, quel coso conviene saccare questo per fare questo. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta il pesco terra, Worldbreaker. E dopo Worldbreaker, dovrei essere, insomma, nel business di vincere, credo. Questo Ugin's Labyrinth viene messo senza carta sotto, quindi non gli servono i due mana, o non ha la carta sotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Può fare un Eldrazi da 7, può fare lui Worldbreaker, che dice esilia terra, quindi è per questo che ho diviso i due Utopia Sprawl, perché se fa Worldbreaker ci leva una terra e ci leva anche Utopia Sprawl, e quindi male male. E arriva tra l'altro Worldbreaker qui, 7 mana precisi. No, questo coso, vabbè, te posso dire, sto coso sti cazzi. Cioè, poi tra l'altro ho fatto Sorcery. Qui c'è la nostra prima scelta, gli lasciamo questi 4 o no? Scelta, se li leva da solo, quindi True the Breach, Emrakul morti. True the Breach, Emrakul morti.
aveva, gli serviva per la combo uno. Ah, non mi fa danno però. 1 2 3, mi tengo solo l'anello. 4 5 6 4 5, sono sicuri. Vabbè, mi tengo solo l'anello. Fondo non perdo niente. Adesso vado a cercare le terre che mi ha levato. Però direi che è molto complicata questa partita. Non pesco terra. Devo pescarne due dopo per fare un malevo entrambo e ricontinuare a in qualche modo, come si dice, essere competitivo sul board. Se trovo una Solland, potrei trovare un Yujin's Labyrinth e un amuleto, sarebbe un talismano, scusa, sarebbe ottimo. Cosa fa con tutto quel mana? Un altro di questi, immaginavo. Fa scry 5, giusto? Questa carta è forte, raga. E si lascia pure le cose on top, cioè non, se, ha, se trova Emrakul si lascia un altro Through the Breach on top, veramente forte, veramente veramente forte. 3 top, 2 bottom, capite? Una terrina please. Niente, Emrakul the Promised End. La Solland l'ho trovata e ho trovato pure il talismano. Questo mi permette un attimo di recuperare competitività sul board, minimo, Poi ne ho un'altra di queste, quindi posso andare veloce, posso fare un altro anello. Però non so cosa mi aspetta adesso, Devo levare le notifiche dal gruppo di risposta scombo, che effettivamente sono comunque molte. Bello. Oh, entrate nel gruppo Telegram di risposta scombo. Alla fine un gruppo Telegram ce l'ho, però quello di risposta scombo. E partecipo, Sappiatelo. Sì, un Emrakul va bene. Questo va bene. Lui ha fatto estremamente prima di me. Peccato, io dopo presento in board 5 mana, dovrò fare un altro anello per non morire di anello, ma se arriva Emrakul, eccolo, chi è? Sono un Mico Spen con Kicker, direi che la partita finisce qui. Allora, questa è la carta che vogliamo, chiaramente, tanto. E questa è anche la carta che vogliamo, giusto? Sì. Non vogliamo queste, sicuramente non vogliamo List Dust, questo è poco ma sicuro. Vogliamo essere molto veloci. Direi che magari possiamo togliere Ancient Stirrings. Ma sì. Ancient Stirrings è una carta forse in più. Ecco, questa è una mano in meno, invece. E con Sinto Memory, Utopia Sprawl, siamo un po' rampanti, un po' no, va bene, dai. Edge Maze è lì, io posso chiamare blu con il primo Utopia Sprawl, avere subito blu di secondo per evitare il suo eventuale amuleto. Cioè talismano, sempre talismano, non amuleto. Lui mullica a 6, no, io mullico a 6, c'è scritto qua. Va bene, vediamo che succede. Ok, per noi questo è un keep. Io dico di levare Warbreaker per ora. Se l'anello funziona, in fondo io dovrei riuscire con quello a pescare minaccia, un altro Warbreaker o quello che è. Quindi qui gli indico blu, nonostante io abbia un'altra terra blu in mano. Però farò Edge Maze poi, lui subito Yujin's Labyrinth, quindi talismano me lo fa adesso, io non posso fare un cazzo. No, meno male. Tempio Eldrazi non va bene. L'anello in tuo anello proviamo a fare a meno di questa cosa. Adesso che succede? Yujin's Labyrinth numero 2, qui ha tolto un Emrakul, qui toglie un altro Emrakul e non succede nulla. Through the Breach lo può fare dopo, fondamentalmente. Quindi io qui
Potrei tenermi questo per fare il counter. Ma dai, cioè no. Vabbè, tenemoselo. Se faccio anello, lui ha True the Breach. Se lui ha levato due Emrakul, penso ne ha un altro. Questo è il mio piano. Quindi se dovesse fare comunque anche quello che lo rampa, eccetera, io countero la creatura, countero il trigger, poi mi lascio stappato questo per fargli paura e faccio anello. Non lo so, forse anello qua andava semplicemente fatto. Lui qui può fare il comando da 2, non lo so. Comando da 2 tra l'altro lo dovrei counterare secondo voi? Penso di sì, però a questo punto evitiamo. Giochiamo su questa giocata che ho detto di anello e via, comando da 2 va bene. Qui se dovesse fare Sowing Mycospawn kickerato, io faccio con Sinto Memory, siamo contenti. Invece fa l'anello che chiaramente countereremo. Cioè, su questo direi che non ci sono dubbi, no? Poi ancora action, no. Che devo fare? Non ho pescato nulla. Adesso spero che in cima al mio mazzo ci sia un ricchissimissimissimissimo con Sinto Memory e via. Vai, 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 pescalo! Warbreaker non va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warbreaker va bene se faccio, se non mi tiro True the Breach adesso. Speriamo. Oh, te lo potrò concedere? No, se non me lo tiri, abbiamo una partita di Magic. Secondo me cioè abbiamo pure che volge al mio favore. 4 mana per l'anello. Va bene, l'anello viene esiliato dal mio Warbreaker. Anche se certo esiliare una terra un pochino mi sconfinfera. Se esili una terra comunque ha mana per fare True the Breach, quindi no, farò Warbreaker su anello, mi sembra la cosa migliore. Lui su un Mycospawn che comunque gli permetterà di esiliare una terra a me. Però diciamo che dopo un anello counterato, dai, insomma, questo dovrebbe essere buono. E poi anche noi esilieremo le sue terre. Qui possiamo fare una giocata migliore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, direi di no. Non c'è giocata che può essere migliore di Warbreaker. Sì, sì, tutte creature, tutti Eldrazi. Questo esilia qua. Lui ci può levare una terra, poi però io gliene levo una, gliene levo un'altra, forse gliene levo due in un turno, non riesco a fare 12 mana. Io sono a 7, 8 che mette 2, no, non riesco a fare 12 mana ovviamente. Lui ci pensa, dice che faccio qua? Niente, perché questo è al cast, che vuoi fare? Con Sinto Memory, ma non è il blu. Quindi The One Ring viene esiliato. È una 6-7. No, 5-7. Scusate, 5-7 con Reach. Entra nel campo di battaglia. Madonna, Warbreaker ancora campa da Out of the Gatewatch. Che grande che è Warbreaker. Ok, si prende in mano Emrakul. True the Breach. Io sto a 17. Non sono mortissimo. Sono quasi morto. Mi sa che sto matchup è bruttino, eh. Ah, 6 permanenti. Sicuramente l'anello. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sì. Vado a 2. 2 male male. Eugene's Labyrinth bene. Eugene's Labyrinth, bene. The Order of Destiny va qua sotto. E questo non lo posso fare con Kicker, purtroppo, però lo faccio comunque. Chiaramente il prossimo sarà molto meglio, perché gli va a levare questa qua e Emrakul. Però ora non avevo abbastanza mana. Che devo prendere? Il mana rosso devo che non ho. Vabbè, ma tanto non ho carte rosse, quindi mi prenderò il mana blu per fare con Sinto Memory numero 2 in caso abbia voglia di farlo.
Allora, lui di mana ne ha quanto ne vuole. Cassie Wolf Run l'ho persa in caso. Quella era una buona carta da avere a terra. E dai, fammi fa un tu. Cioè, fammi sopravvivere. Ma c'è solo bombe.com. La Madonna, sì. O lo fai io sta cosa. Niente. Quindi terra rossa a terra. Questo quanto mana costa? 8. Vabbè, nulla. Cast. Prenderemo un Eldrazi Temple, ovviamente. Prima ho preso Breeding Pool. Ho sbagliato, dovevo prendere Eldrazi Temple pure prima, secondo me. Se li riesco a controllare il turno, forse ma sì, come diceva Vasco Rossi, eh? Forse, ma forse. Io non ho vinto manco una partita in questo matchup. Poi chiederemo a Marco se la mia è stata giusta e soprattutto se è un buon matchup, non mi sembra. Oppo sempre un po' lento a rispondermi, molto probabilmente sta multitablando, lo fanno. Elda Temple, eccolo qui, e terra tappata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se pesco terra, veramente gli rubo il turno. Sarebbe interessante. Comunque, lui aveva messo una 3-3 con cui immagino sperasse di vincere, non lo so. Costa 8 perché io ho terra, incantesimo, artefatto, creatura e istantanea. Giusto. Tonnosir. No, sono un mico spend. Cioè, questo affare lì e fa i pedini addirittura. Ammazzo. Ah, perché ne ha un altro e mi uccide. Pronti. Siamo già sul consiglio. Devo solo schiacciare il tasto sinistro del mouse. Eh sì. A doppio Godzilla Command. Chiaramente deve generare un sacco di mana per farlo doppio qui e mi uccide così. Male, male, signori. Male, male. Ma ho uno sconto che è bene, bene. Lo sconto Akira 5. Che spero che, insomma, voi utilizziate per i vostri acquisti su Fantasia Store, che è un negozio che vi consiglio assolutamente in quanto l'Amazon dei geek. Mamma mia. Però, cioè, mi dovrebbero pagare la Fantasia per sto claim. Mettetelo ovunque, l'Amazon dei geek. No, vabbè. Comunque, veramente, con il codice Akira 5 avete il 500 di sconto su tutto il catalogo non scontato. Per esempio, potete comprare fumetti, Lego, carte singole, l'anello, perché no, anche dei pacchetti dove trovare l'anello. Questo è molto interessante. E andiamo a vedere quale sarà il nostro prossimo avversario per fare un 3-2. Eccoci qua, abbiamo di nuovo rinto il dado, quindi siamo tra l'altro contro Attila, pagello di Dio. La tengo, non è meravigliosa, però doppio il Drazi Temple mi ha fatto insomma emozionare. Fetch come prima cosa, perché io non ho uno Seer, quindi Fetch va benissimo per andare a prendere verde rosso, però ragazzi, qua non ci facciamo ingolosire. Perché se vado a prendere verde blu per fare surveil e poi lui è un mazzo aggressivo, io questa partita la perdo male, capito? Intanto è arrivato Seize che mi fa un danno. Sicuramente prenderà uno degli anelli perché magari spera di pescare un altro scartino con cui praticamente disintegrare la mia mano. Vi piace l'anello fatto così? A me no. Cioè non. Boh. Vabbè. Sono un mico spam, quindi lui dell'anello se ne sbatte. Vabbè, nel senso sa che. Questa è una buona carta di Magic, signori. Questa è una buonissima carta di Magic. E faccio il Drazi Temple e poi posso fare anello un turno prima. A meno che non ha doppio scartino adesso, anello un turno prima è tanta roba. Qui che fa? Ajani? Lui non vede l'ora di farmi Blood Moon, mi sa.
Amped Raptor, quindi lui è Mardu Energy. Che cosa è entrato? Scusate, Guide of Souls, quindi può fare Guide of Souls, che comunque non è che fa schifo, eh. Arriva questa God of Souls? Ci pensa molto. Ogni giocata. Ah no, questa era l'altra. God of Souls arriva. Non posso rampare ulteriormente. Mi manca una terra per farlo. L'anello. Non l'hai voluto scartare. Te lo ritrovi. Questa è foresta. Ci possiamo attaccare sopra Utopia Sprawl. Adesso vediamo. Servirebbe una basica, però. Each temple is a door to a horrible future. Wow. Non ho mai letto questo testo qua. What? We begin, the handmaids will finish, then we will dance in Ravnica Rubble. Wow! Ma che cos'è la Ravnica Rubble? Qualcuno lo sa? Boh? Quando Oppo non sa che fare, mi leggo i flavor text. Arriva Zealot Pride, quindi creerà degli... e agli altri gatti arrivano a Jani, quindi i gatti veramente saranno tanti. All is dust o due danni a tutti, 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 un cazzo di niente. 2, 4, 6, 7 per levare una terra oppo e mettere il mio Warbreaker. Sai che c'è? Lo faccio. Comunque Warbreaker non è un coglione, diciamoci la verità. Sì, rosso nero va bene. Non è un coglione, dai, cioè non troppo. Questa prende in colore, giusto? Quindi Ancestry Rings molto importante per andare a prendere la risposta. Questa Static Prison male male. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Tosiz che deve andare a levare questo secondo me. No, invece va a levare l'altro anello, convinto quindi dei suoi, delle sue, diciamo, creature. Io qui se pesco l'Is Dust faccio un disastro. A parte che potrei pure fare Devourer of Destiny qui, Sì, me va. Così prendo comunque quel coso che c'ha Reach e lo costringo ad avere un'altra Static Prison. Il punto è che io perdo altri due, Quindi 2, 3, questi tra l'altro saranno di più perché immagino... Ah no, però le energie non le può usare, se no mi ridà con Static Prison il mio pezzo. Quindi 2, invece le usa. Non gliene frega un cazzo. Ah, le ha già usate! Cioè queste tre era proprio... Poi tra l'altro le recupera, quindi male male. Va bene. Non posso un'altra, non posso fare. Qui serve Vratta o il turno. Allora, intanto calcoliamo quanto è questo. 10 mana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non ce la facciamo. Benissimo. Quindi procediamo con Ancestry Rings numero 1. Sì. Niente. Ah no, l'anello. Perfetto. Quindi, quindi labirinto con Emrakul qua sotto, 2, ok, io no, l'altro verde voglio fare Ancient Stirrings di nuovo, quindi lo faccio perché sennò si sbaglia, ecco qua quello che ci serviva e facciamo... l'altro anello che così resetta anche il danno. Anello in tuo anello, non proprio anello in tuo anello, però insomma. Allora qui chi muore? Tutti tranne te.
che già non va bene. Goblin Bombardment, moriamo noi, perfetto. Eh sì, io qui posso fare questo instant, lo faccio e lui mi Goblin Bombarda. Cioè, una carta, non doveva avere una carta, ce l'aveva. Vabbè. E draw a card, tanto per... Va bene, quindi lo Spell Snare questa volta lo mettiamo. L'altro Cozzi del Creatore lo mettiamo. Doppio Malevolent Rumble va via. Vediamo che succede. Game 2, e qui dobbiamo svoltare, eh? Tempio Eldrazi, talismana, roba lenta, questa mano lenta, una mano lenta, possiamo permetterci mano lenta che non hanno ratte, cioè no. Questa è ancora peggio, andiamo a 5, e questa la dobbiamo tenere, comunque è meno lenta di come erano prima. Scusate, che ho fatto? Ah, non, no, è meno lenta, ma un caso, io non c'ho il verde. Si perde qua. Si perde, non c'ho proprio tenuto doppia sprawl senza avere foresta, a quel punto avrei dovuto tenere qualcos'altro o andare a 4. E possiamo sculare una terra adesso, eh? Possiamo sculare una terra adesso. Dai, Attila, non flagellarci. Pain of exploring is less than the pain of knowing. Bello. Ho sculato una terra. Ho sculato una terra, ma non posso usare dove esplorare perché non ho foresta. Orkish Baumaster, fatto proprio subito per evitare il mio anello, non vedeva l'ora. E noi qui che facciamo? Un Michael Spen. Vabbè, Ancestirings è buona. Eh sì. Soprattutto se troviamo... Niente, io volevo trovare foresta base. Non la trovo. Prendo il Eldrazi Temple, però, perché è buona il Eldrazi Temple. Perché qui faccio il Eldrazi Temple, chiamo il Eldrazi qui e... ho un Sowing Michael Spen vero da lanciare sulle genti. E che ci prendiamo? Verde e rossa, assolutamente sì, e che se no non posso manco fare vratta. Ah, la potevo fare stappata per fare utopia, non l'ho fatto, vabbè. Bello, questo è 3-3 e la nostra vratta fa due danni a tutti, è veramente simpatico. Simpatico, per dire simpatico, ecco. Vorrei una basica comunque. Io ho una paura di Blood Moon abbastanza fottuta. Però poi il verde ce l'avrei qui. Ecco Blood Moon. No, Obsidian Shermo, che comunque è forte, eh? Ci leva una terra. Che è il Tempio Eldrazi, ovviamente. Vabbè, noi stanello lo dobbiamo fare sperando di trovare una risposta qui. Che fa? Attacca? È matto. Ah, perché vola, certo. Oh, gli leva tre energie, lo fa diventare una 3-3. E io, tra l'altro, sono pure un po' in difficoltà, quindi... Qui non abbiamo... Mannaggia, non ho un'altra terra su cui fare utopia. Se no, se avessi avuto un'altra terra, facevo utopia sull'altra terra, avevo 4 mana, facevo l'altro... Quindi niente, devo fare l'anello, fine. Qui probabilmente, quindi ho sbagliato, utopia la dovevo fare prima.
Godzilla Command, vabbè, rappresenta una risposta a quel cesso di creatura, almeno insomma. I due in colore ce l'ho, posso levare quindi Orkish Baumaster, su cui lui ha anche messo dei segnalini, quindi abbastanza contento, e poi potrò pescare impunito con il mio anello Anellide. Comunque questa carta è veramente molto interessante nel mazzo, cioè a me piace molto molto. Cos'è questo segnalino viola che è stato messo qui? Ah, il flying counter è segnalato così. Oddio, mi sento in verità mortissimo perché c'è Goblin Bombardment a terra che so 3 danni, più 4 di questi che vola, perché quello vola, c'è niente da fare, più quelli dell'anello. Ah, ci abbiamo pure un altro Orkish Baumaster, avrei potuto pescare effettivamente quando lui feccia, in risposta alla feccia, ci ho pure pensato, ho detto vabbè, però in verità mi serve la terra, con questi 2 danni direi che la partita si chiude. Male male, cioè... Caspita, il mazzo sembrava un treno delle prime partite, poi non ha partecipato alla festa di questo video numero 3 con appunto Eldrazi Ramp. Spero comunque che voi vi siate divertiti, spero di avervi intrattenuto con merito quanto appunto meritate, e con merito io no, meritate voi. Vabbè, avete capito, grazie per aver guardato, ci vediamo domani con un nuovo video.